Buongiorno a tutti, sono Ilenia, Antonio, Mia e Gatto. Noi viviamo a Cerreto San Nita. E, cosa dire, leggendo questo bellissimo passo del Vangelo di oggi non possiamo che provare un forte senso di commozione e anche di tenerezza. Nell'udire quella frase rivolta a Maria di Magdala da Gesù, da parte di Gesù, che dice: «Donna, perché piangi?» Come a dire, di che cosa ti preoccupi? Io sono vivo, sono qui, sono sempre qui e non vi lascio mai soli. È proprio così, ed è nei momenti di maggior sconforto, quelli della prova, nell'ora della prova più difficile, che Gesù ci dimostra proprio questo. Secondo il parere di molti medici e specialisti, 8 anni fa la piccola vita di Miriam, ancora in fase prenatale, era particolarmente difficile da diagnosticare, poiché era stato diagnosticato un'anomalia genetica rara e soprattutto con preoccupanti problematiche di ogni genere. Quindi in quei momenti così preoccupanti e di profondo sgomento per via della situazione così difficile che stavamo attraversando, e anche complicata soprattutto, per suo amore accoglierla e soprattutto credere nella preziosità della vita attraverso il totale affidamento alla potente misericordia di nostro Signore Gesù. Miriam è qui e da 8 anni illumina la nostra vita con i suoi sorrisi, con la sua grandissima forza di volontà e con la sua incredibile energia compie le sue piccole grandi tappe e sfide quotidiane. Eh sì, perché proprio questo è quello che vuol dire amare e sentire dentro se stessi quella capacità dopo tanto dolore e con profonda fede di affidarsi totalmente a Gesù e significa vedere finalmente la luce, quella luce della potenza della vita preziosa da difendere, da esaltare. E, come dire, eravamo circondati dal buio e la luce della fede del suo voler sentire per forza, con forza, il suo essere accanto a noi, Gesù accanto a noi, ci ha rassicurati col suo bagliore, con il suo calore. E, la morte ci dava sgomento e lacrime, la vita invece ci ha portato volti felici ed eravamo raggomitolati, tristi, davanti al sepolcro, alla pietra del sepolcro. E il sussulto di vita della Santa Pasqua di risurrezione di Gesù ci fa sentire desiderosi di affermare quello che lui stesso ci ha promesso, e cioè che ecco. Io sono sempre con voi. Tutti i giorni fino alla fine del mondo. Brava. Eh sì, lui ci accompagna sempre e anche in questo periodo così difficile che stiamo vivendo, che stiamo attraversando.
non ci lascia mai soli.